Qualche giorno fa, in questo video, vi ho fatto ascoltare le dichiarazioni di Mr. Bassetti, rilasciate a Zona Bianca, in merito al fatto che gli anziani non stiano facendo la quarta dote. E qual è il motivo, secondo lui? Semplice, è colpa degli imbecilli no buzz, che li influenzano negativamente. Ma come abbiamo fatto a non pensarlo noi? Eppure è noto a tutti che le persone anziane si informano proprio sui social, unico luogo dove si possono trovare le teorie complottiste dei pericolosi no buzz. In TV, infatti, si dà spazio solo alla narrazione unica dominante, pro pozione magica. Quindi, Mr. Bassetti, hai fatto proprio un'ottima pensata. Mi dispiace non esserci arrivato da solo. Ma andiamo avanti. Oggi voglio farvi sentire cosa ha detto invece il televirologo, il senatore Andrea Crisanti, a Tagadà, la trasmissione condotta da Tiziana Panella. Suppongo fosse il 1° dicembre 2022, visto che il titoletto che compare in sovraimpressione è «Obbligo bazzinale, a breve la sentenza della Consulta». Ascoltate bene. Nel senso che si è vaccinata la maggior parte della popolazione. Se adesso la popolazione non si vaccina, a mio avviso è dovuto a due fattori. Primo, che c'è stato forse un errore di comunicazione nel generare l'attesa per il vaccino multidose o multivalente Covid, quindi le persone hanno detto vabbè, aspetto. Poi che è successo? Molte persone hanno aspettato e hanno visto che il vaccino tutto sommato funziona anche a lungo termine, quindi dice ma perché mi devo vaccinare? Diciamo paradossalmente il fatto che le persone non fanno la quarta dose, a mio avviso, va letta al contrario, cioè forse una fiducia troppo esagerata. Hanno riposto troppa fiducia nei vaccini che hanno fatto. Ecco. Okay. Aspetti che avete capito? La popolazione è ormai tutta bazzinata e se non vuole fare più altre doti è perché prima ha aspettato il bazzino multivalente, poi nell'attesa si è accorta che le tre doti stavano funzionando molto bene. Era inutile farlo. Quindi la gente non sta facendo la quarta dote per una fiducia esagerata nella pozione, che per questo motivo io oramai da tempo chiamo magica. E anche in questo caso fila tutto liscio come l'olio. E mi meraviglio che non ci siate arrivati da soli. Vabbè, Mimar è un po' mentecatto e quindi può non arrivarci, ma voi, dai. Le versioni dei due televirologi cozzano un pochino, ma sono quisquilie, non ci fate caso e soprattutto non dateci peso. Dobbiamo continuare a fidarci di entrambi, almeno penso. Nel senso che si è vaccinata la maggior parte della popolazione. Se adesso la popolazione non si vaccina, a mio avviso è dovuto a due fattori. Primo, che c'è stato forse un errore di comunicazione nel generare l'attesa per il vaccino multidose o multivalente Covid, quindi le persone hanno detto vabbè, aspetto. Poi che è successo? Molte persone hanno aspettato e hanno visto che il vaccino tutto sommato funziona anche a lungo termine e quindi dice ma perché mi devo vaccinare? Diciamo paradossalmente il fatto che le persone non fanno la quarta dose, a mio avviso, va letta al contrario, cioè forse una fiducia troppo esagerata. Hanno riposto troppa fiducia nei vaccini che hanno fatto. Ecco. Okay. Aspetti che voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.